walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for an alley. È vero che era su questi temi. Sì. Ma io penso che. Io penso, lo so in presso tutto, che il sindacato deve essere una forza assolutamente indipendente dai partiti, dalla politica e dai governi. Credo che sia una questione che non vuol dire che poi i militanti sindacali non hanno le loro idee politiche, però il sindacato deve essere una forza assolutamente indipendente, cioè nel senso che non guarda in faccia le controparti politiche. Noi abbiamo siamo un po' abituati sul fatto che il sindacalismo italiano e europeo, diciamo, tendenzialmente adesso sta cambiando. Il sindacalismo italiano e europeo, quando ci sono al governo partiti, diciamo, di centrodestra, è un po' più combattivo. Quando ci sono al governo i cosiddetti partiti amici, lo è meno. Ecco, io credo che questa sia una cosa assolutamente sbagliata. L'abbiamo avuta nella nostra storia italiana, di questi ultimi 15-20 anni. Credo che non sia servita a rafforzare la democrazia e il potere dei lavoratori. Quindi il sindacato deve essere assolutamente indipendente, che vuol dire anche però che non agnostico. Io l'ho detto con una battuta, il sindacato non ha governi amici, ma può avere governi nemici. Cioè, questo non vuol dire che il sindacato è indipendente nel senso del sindacalismo autonomo, io non mi leggo alla politica, no, fa politica indipendentemente dai partiti. Per quanto riguarda appunto il rapporto della cinghia di trasmissione, quindi tu dici che deve essere indipendente, ma allora a questo punto non potrebbe essere il sindacato addirittura a influire sulle scelte politiche? Beh, ma il sindacato deve influire, è il suo compito influire sulle scelte. Quando si parla di pensioni, quando si parla di lavoro, quando si parla di sistema economico-sociale, abbiamo una verifica tra breve, no? Cioè, io penso che il governo Monti sta preparando un massacro sociale terribile. Io penso che un sindacato serio scende in sciopero contro questo massacro sociale. E non si fa frenare dal fatto attenzione, però prima c'era Berlusconi. Questa è la sostanza, cioè se Berlusconi taglia le pensioni si sciopera, se Monti taglia le pensioni si sciopera, uguale, anzi forse di più, perché Monti fa più il furbo. Ecco, questo voglio dire. Quindi io penso che il sindacato debba fare politica autonomamente. Naturalmente le condizioni per fare questo e non essere semplicemente un lobby sono due. Uno, che il sindacato sia fondato su un suo punto di vista, cioè non sia diciamo legato alla cultura del mercato, dell'impresa, cioè che abbia un suo autonomo, cioè elabori il punto di vista del lavoro sulla società. La seconda è che sia un sindacato pienamente democratico, cioè che i lavoratori, gli iscritti possano decidere le politiche del sindacato. Perché solo così c'è la vera indipendenza. Se queste due condizioni non ci sono, non c'è una vera indipendenza. Certo, ma a questo punto queste scelte politiche non si devono tradurre su una organizzazione politica? Come fa a interagire? Oppure questo deve essere lasciato all'autonomia delle forze politiche, ovvero il sindacato
può o deve inserirsi nelle logiche di un partito o dei partiti, oppure deve soltanto influire dal punto di vista culturale, ma non dal punto di vista organizzativo? Da un punto di vista culturale, se un sindacato influisce dal punto di vista organizzativo, secondo me si creano dei conflitti di interesse, come si dice, che prima o poi provocano dei guai. Il sindacato deve confrontarsi con i partiti, deve. Oggi noi siamo di fronte al fatto, per non parlare in astratto, che sicuramente nella politica italiana gli interessi diretti del mondo del lavoro non sono rappresentati, o sono rappresentati in minima parte, in Parlamento quasi non esistono, quindi è evidente che questo problema si pone. Nella storia ottocentesca, arrivati a questo punto dell'Ottocento, i laburisti, i sindacati inglesi decidono di mandare i loro rappresentanti in Parlamento. Ecco, io penso che non sia questa la strada, però penso che il sindacato non si può non interrogare sul fatto che oggi, diciamo così, noi siamo di fronte sostanzialmente a un Parlamento borghese, cioè un Parlamento in cui sono rappresentati tutte le frazioni e tutti gli interessi generali o anche particolari, diciamo così, della borghesia italiana, e non sono invece sostanzialmente rappresentati gli interessi del lavoro. Quindi questo è un problema enorme, non credo che si affronti con il sindacato che in misura diretta va in politica, però è un problema che esiste, di cui il sindacato deve discutere, dovrebbe discutere ed affrontare, senza affidarsi a deleghe e ad altri. Naturalmente, quando io dico che il sindacato interviene nella politica, dico anche che può succedere il contrario. Cioè, io non penso a terreni riservati. Il sindacato si occupa del sindacato, i partiti si occupano della politica. Questo è un modello di ripartizione dei ruoli e dei compiti che io non condivido. Cioè, serve solo a difendere gli interessi dei vari apparati e delle varie burocrazie. Io ritengo che il sindacato, facendo il mestiere del sindacato, deve intervenire su tutte le vicende della politica. E un partito che si richiama al lavoro deve tranquillamente intervenire sulle vicende del sindacato. Bene, quindi passando dalle strutture alle persone, cosa pensi di quei leader sindacali che poi transitano in politica e diventano degli importanti leader politici? Abbiamo visto tanti casi a livello nazionale, abbiamo uno significativo a livello locale. Qual è la tua? Io non faccio una legge generale, dipende da quello che vanno a fare e da come si comportano. Sono stati dirigenti sindacali che sono diventati dei buoni dirigenti politici, altri che hanno usato il sindacato come trampolino per fare delle altre cose. Quindi dipende, non credo che si possa, credo che sia dal momento in cui uno smette di fare sindacalista, è un cittadino come gli altri, e quindi ha, secondo me, il diritto sacrosanto di fare politica. E se la sua esperienza sindacale è stata buona, penso che questo gli servirà anche nella vita politica, però non si può fare una legge. Ci sono sindacalisti che dopo anni e anni di lotte hanno continuato in politica quello che facevano nel sindacato, e sindacalisti che di lotte non ne hanno fatte tante neanche nel sindacato, e che appena sono scesi in politica si sono trovati un cadreghino e lì si sono sistemati. Quindi non si può fare una legge generale. Bene, grazie. Come adesso appena fatto tu.